Ciao a tutti, questo è il mio nono giorno a Londra. Cosa è successo ieri? Ieri ho fatto un colloquio di lavoro la mattina, nel pomeriggio mi hanno chiamato e mi hanno assunto. Quindi, considerando che sono arrivato domenica sera, il lunedì era Pasquetta e non ho iniziato a cercare lavoro, in 7-6 giorni e tenendo conto che non ho neanche il codice fiscale inglese, che qui si chiama NIN, ho trovato lavoro in questo posto qui che si chiama Pacer Factory, che non è altro che una panineria che in questo momento dista due fermate di treno e una di metropolitana da dove sto io in questo momento, che è questo ostello che voi vedete. Ci dormiamo in 6, anche se ultimamente due persone sono andate via. In questo letto ci dormiva un panzone buon tempone che russava tutta la notte. Devo dire che è uno dei motivi per il quale sto non tanto benissimo, perché dietro queste, alle mie spalle, insomma, dietro in queste finestre non ci sono oscuranti, quindi la mattina, come si suol dire in inglese, agghiona alle 6, anche quando insomma tu vorresti riposare non puoi. Mettici una notte passata in questi materassi che dove puoi contare con la schiena alle molle uno a uno, e anche russare persone che si danno delle aree di notte. Devo dire che il riposo non è al momento eccellente, quindi oggi passerò il pomeriggio a cercare ancora stanze e cercare di riposare, non andrò in giro, ieri sono stato tutto il giorno in giro. Per chi non credesse al fatto che ho trovato lavoro, questa è la prova scientifica, cioè il mio nome sul badge, perché chi mi conosce sa, anzi diciamo, vediamolo così, chi mi conosce sa che non scriverei mai Salvatore sul mio badge, ma in caso Turi, quindi questa è la prova che ho trovato lavoro. Al di là di questo vi saluto. Oh, vi do un'altra dritta: se venite a Londra e volete accamparvi un po' come ho fatto io, quello in alto lì è il mio letto, e volete mangiare spendendo poco, ci sono dei supermercati che fanno dei bei prodotti in scatola, ma portatevi un apriscatole, perché qui sono poche le cose che si aprono con la linguetta come l'abbiamo noi in Italia. Vi saluto. Grazie per tutti quelli che stanno condividendo ancora i miei video, e soprattutto condividete il link di italiano a londra.net. Sto mettendo quelli vecchi già su Facebook, potete ricondividere anche questo. La prassi è che quelli nuovi vanno sul sito, quelli vecchi stanno su Facebook, quindi chi si vuole aggiornare va direttamente sul sito. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao da Londra.